Abbiamo pensato, io e Bonato, di fare questo incontro perché, essendo io il direttore generale, essendo lui il direttore sportivo, ci sembra corretto in un momento come questo, dove purtroppo i risultati non sono quelli che ci aspettavamo, e quindi sembrava giusto da parte nostra, essendo noi i responsabili operativi sul campo, metterci la faccia e essere a vostra disposizione per chiarire qualsiasi tipo di situazione, anche perché la proprietà ci ha messo nelle migliori condizioni per poter lavorare, dandoci ampia disponibilità. La città ci ha dato una risposta importante anche sulla campagna abbonamenti. Allo stadio i tifosi ci hanno sempre sostenuto, e anche, diciamo così, nelle ultime trasferte ci sono sempre stati vicini, quindi siamo consapevoli che siamo al di sotto, nettamente al di sotto di quelle che sono le nostre possibilità, però per questo motivo non è che noi scappiamo, tra virgolette, che mettiamo la testa sotto la sabbia, anzi siamo sempre più convinti e più decisi e più vogliosi di fare e di arrivare ad un risultato che ci permetta di dire che stiamo facendo le cose per bene. Poi è chiaro che il calcio non è una scienza matematica, però noi siamo convinti della bontà del nostro lavoro. E quindi siamo qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi, ai vostri perché, ai vostri quesiti. Grazie. Credo che la cosa fondamentale sia parametrare anche il blocco di partite che si è andato a portare, perché questo blocco di partite è quello più complicato di tutto il campionato, anche fra andata e ritorno, perché Baroni nel suo insediamento ha avuto 4 partite finora, 3 in trasferta, 3 partite contro potenziali candidati alla promozione, quindi di conseguenza l'indice di difficoltà era molto elevato. È altresì vero che le prestazioni, vedremo che hai acquistato una buona prestazione, soprattutto un buonissimo secondo tempo. Col Frosinone abbiamo fatto, secondo me, un primo tempo veramente importante, dove la copertura degli spazi, secondo le palle, erano di nostra proprietà, e nel secondo tempo comunque abbiamo avuto la capacità di reagire anche ai gol che abbiamo subito. Benevento è stata una partita equilibrata, forse un po' di predominio loro, decisa a metà del secondo tempo da un episodio che ci ha penalizzato. Il problema è spesso a Cosenza, dove effettivamente è l'inizio traumatico e sicuramente la prestazione successiva non è stata all'altezza. Su questo sicuramente rifletteremo e cercheremo di trovare soluzioni, però sinceramente mi sembra prematuro adesso fare la valutazione. Dobbiamo sicuramente dare del tempo per lavorare, perché su questo ne abbiamo bisogno. Io credo che in questo momento qua serva grande umiltà, serva un po' di pazienza e lavoro tanto, perché ne abbiamo bisogno. E anche perché quando si va ad assemblare un gruppo non è così scontato matematico che tutto riesca subito. Cioè, io ho detto il passaggio dalla carta al campo tante volte non è così automatico. E noi purtroppo siamo caduti in questa situazione. Probabilmente i tempi sono forse un po' più lunghi rispetto a quello che ci aspettavamo, però siamo altresì convinti di avere all'interno del nostro organico dei valori importanti. Sicuramente il rendimento individuale di squadra è molto di sotto rispetto a quello che è il reale valore dei singoli giocatori e anche della squadra. Ne siamo consapevoli, siamo qui per questo, perché abbiamo grande convinzione che comunque quel lavoro si riesca poi a trovare le soluzioni per dare e dimostrare il reale valore. Quindi è altresì vero, e queste non devono essere alibi, non sono solo constatazioni, che anche a livello di situazioni singole di giocatori abbiamo avuto tanti infortuni da trauma, perché mi viene in mente Terranova, mi viene in mente Agazzi, mi viene
lo stesso piccolo che finora non ha potuto darsi una grossa mano. Il primo mese comunque di crisi è stato complicato da alcune problematiche, quindi avevamo giocatori che sapevamo che avevano problematiche, mi riferisco a Gustafsson, che sapevamo che rientro va previsto circa in questo periodo, quindi ciò è avvenuto. Quindi comunque sono tutte situazioni che non hanno la miglior condizione fisica e psicologica per poter contribuire. Io credo che con oggi, che anche il gruppo, anche piccolo rientrerà in gruppo in maniera decisiva, si lavora a pieno regime e sicuramente la partita di domenica, nonché la sosta, deve essere l'arco temporale che ci permetta poi di svoltare indiscutibilmente, e su questo lavoreremo. Quando comunque si assembla un gruppo, comunque si porta dei giocatori che in determinate realtà sono stati determinanti, importanti, l'ambientamento può essere non immediato, può trovare delle difficoltà, però dobbiamo comunque noi partire da un concetto, da un valore assoluto, e dobbiamo cercare di ritrovarlo. Diremo che nel caso di Daniel, sicuramente è un ragazzo che per struttura fisica ha bisogno di tempo, ha bisogno di lavorare. Quest'anno poi ha avuto anche un ritiro un po' particolare, dove effettivamente probabilmente non l'ha fatto nel miglior modo, quindi sicuramente i tempi si dilatano. È altrettanto vero che Daniel magari ha giocato da titolare le prime tre, e dopodiché ha fatto qualche spezzone, quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente dovremmo essere bravi a metterlo nelle condizioni per recuperarlo. Lo sto già facendo, perché sinceramente, almeno io che vedo gli allenamenti tutti i giorni, la condizione di Daniel è sicuramente migliorata, e sono convinto che da qui in avanti potrà solo che migliorare anche sul campo la sua presenza e la sua capacità di darci la mano. La situazione è giusta, perché al di là che ci possono essere delle partite che nascono sotto la cattiva stella, come può essere la nostra presenza, dove magari dopo 10 minuti si sotto il 2-0, però sicuramente questo non deve essere il fatto che la partita sia finita. Da parte nostra si è verificata comunque un'incapacità di effettivamente di essere di determinare e di andare alla ricerca di girare. Probabilmente la situazione che stiamo vivendo non è semplice anche a livello psicologico, perché come lo siamo noi, lo sanno anche i ragazzi che probabilmente in questo momento non stanno rispettando le aspettative, e vi assicuro che quando si entra in campo sotto questa situazione psicologica le reazioni possono essere due: o si svolta, perché a livello emotivo si riesce ad avere un impatto deciso, oppure ci arriva addosso un macigno che ci fa sembrare difficile anche le cose più semplici. E probabilmente nel caso di Cosenza ci è successo questo. E noi su questo dobbiamo lavorare. Non tutto il male viene per noi, cioè il male effettivamente queste grandi situazioni di difficoltà ti permette di compattare, dopo di trovare insomma uno nell'altro un aiuto che ti fa diventare ancora più forte. E questo è il nostro augurio, perché su questo dobbiamo lavorare. Grazie. No, io non sono uno che ama affrontare a caldo le situazioni, perché credo che a caldo non è mai la visione completa, reale di quello che succede. Sicuramente faremo un confronto con i ragazzi a mente fredda, nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, ma è giusto per confrontarsi fra di noi, per capire quelle che possono essere le reali problematiche, ma soprattutto per cercare di andare a trovare le soluzioni. A maggior ragione, ripeto, che da oggi, se Dio vuole, siamo a pieno regime, quindi avremo tutti gli effettivi a disposizione. Grazie. L'obiettivo che abbiamo tutti è trovare il rendimento ottimale standard di ogni singolo giocatore, perché questo ci permetterà poi di alzare il livello della prestazione di squadra, e poi nel momento in cui abbiamo trovato questo, sicuramente mettendo in campo questo capiremo chi siamo e cosa possiamo fare. Per chi conosce
ed è qua la mia arrabbiatura, perché io so cosa, che valori ci sono dentro e so che al momento tutti indistintamente stanno rendendo al di sotto delle loro possibilità. Quindi la priorità è andare a trovare il rendimento singolo e di squadra. È possibile in questo momento qua si deve guardare, perché bisogna comunque fare dei punti, però noi dobbiamo trovare i nostri valori, dobbiamo riuscire a mettere in campo i nostri valori, questo è il significato. È possibile che adesso, soprattutto verso l'alto, non vale la pena guardarla. La guardiamo dietro perché bisogna stare comunque sia, però l'obiettivo primario in questo momento è trovare il valore della squadra e riuscire a metterlo sul campo. Un'eventuale può essere va comunque studiata e analizzata, perché sappiamo tutti che la motivazione nel calcio è fondamentale, quindi se non hai il fuoco dentro sicuramente non riesci a portare dentro il campo, comunque dare tutto te stesso. Quindi sotto questo aspetto qua sicuramente ci abbiamo pensato, però ci siamo anche confrontati con alcuni ragazzi su tale profilo. In questo momento qua invece c'è da parte dei ragazzi l'incapacità, nonostante la volontà, di riuscire a tramutare sul campo quelle che sono le reali potenzialità, la verità. E ripeto, questo può capitare al ragazzo più giovane come può capitare al giocatore più esperto, perché quando te cambi ambiente non è così automatico che la tua personalità, le tue qualità abbiano un impatto immediato. E quindi la problematica reale è questo. Quindi sembra strano, perché dici qualche giocatore esperto, così, invece c'è anche questa situazione che dobbiamo essere bravi tutti insieme a superare. E questo parte un po' quando si va ad assemblare i gruppi, tante volte la chimica, le perfette, viene tutto bene, tante volte il risultato risolve le situazioni, tante altre volte, come in questo caso magari i risultati negativi, amplificano la difficoltà. Questa è la situazione attuale. Ma sicuramente la qualità del nostro gioco non è elevata, e questo è già un primo problema, perché tendenzialmente nel momento in cui si è in difficoltà il gioco invece dovrebbe essere un appiglio su cui ti vai ad attaccare per risolvere le situazioni. Quindi sicuramente sotto questo aspetto partiamo già svantaggiati, però c'è la volontà comunque di andare a lavorare in questo senso, perché è fondamentale comunque trovare la nostra idea di gioco e le nostre capacità di fare le prestazioni importanti. È altrettanto vero che, sono convinto che solamente avendo il pieno organico a disposizione e attraverso il lavoro si riuscirà a superare questo step. Anche perché il nostro è un gruppo qualitativo. È un gruppo qualitativo, quindi se trova il gioco probabilmente riuscirà ad ottenere dei risultati. Se la mettiamo sotto il profilo solo della cattiveria agonistica, così noi faremo fatica, perché la realtà è questa, e questo capita tendenzialmente in tutti i gruppi che vogliono lottare per fare un campionato importante, perché è ovvio che la qualità ci deve essere, è ovvio che dopo va trovata all'interno di un sistema, un modo di gioco che mette in risalto le tue qualità e magari riesca a nascondere le nostre debolezze. In questo momento diciamo che sta succedendo quasi l'opposto, quindi dobbiamo essere bravi noi attraverso il lavoro quotidiano a invertire la tendenza. Chiuderei. Il nostro ruolo sta quello comunque di gestire tutte le situazioni e cercare di andare a trovare le problematiche e di conseguenza le soluzioni. In questo momento io in modo particolare, perché credo che sono io il referente dell'area tecnica, quindi in questo momento qua è l'area tecnica che è in difficoltà, sono io che devo trovare le motivazioni di questo mancato rendimento, ma sono altresì convinto dall'altro lato che
essendo convintissimo del valore dei singoli giocatori della rosa, una soluzione da trovare, che in qualche modo la dobbiamo trovare, e ne sono convinto. Tante volte basta poco per far scattare la scintilla. È ovvio che spesso e volentieri la fortuna o l'episodio ti viene nel momento in cui te lo metti. E allora nella mia testa penso che probabilmente in questo momento qua non ci siamo mettati, perché tutte le situazioni sono tutte negative, quindi c'è qualcosa in noi che non ci meritiamo. Quindi dobbiamo fare mente locale, un bel bagno di umiltà, ripeto, lavorare, perché dobbiamo lavorare tanto, e sono convinto che la lunga dopo arriverà l'episodio e arriverà anche la manifestazione sul campo del valore di questa squadra. Grazie. Secondo me c'è questa gara e una sosta che ci deve permettere di recuperare alla piena attività tutto l'organico, e quindi probabilmente anche il nuovo mister avrà tempo e modo di poter trasformare sul campo, avendo tutte le disposizioni, le sue idee di gioco. E l'augurio di tutti è che dopo la sosta si veda veramente quello che può essere l'idea di gioco della Cremonese, quella che è il valore della Cremonese, sapendo che non sarà che in 10-15 giorni cambia, abbia la bacchetta magica di tutto, però ci deve essere un percorso che ci porta ad essere quelli che sulla carta avevano dovuto essere. Insomma, manca una bella vittoria nuova. È il fatto di mettersi a disposizione uno con l'altro, sapendo che ci sono i valori e che in qualche modo bisogna tirarli fuori. Perché, ripeto, a livello psicologico, essere nelle condizioni, sembra un paradosso, ma è la verità, essere nelle condizioni in cui ci sono tutte le cose a posto, società a posto, che è importante, centro culturale, piazza, stadio bello, tifosi che comunque ti seguono e ti danno una mano, ambiente positivo, in quella situazione lì paradossalmente hai più pressione addosso, perché sei te, non hai nessun alibi, e quando, credo tutti noi, quando non abbiamo nessun alibi, è più difficile portare la prestazione e rendere, perché dici, caspita, se non rendo è tutta colpa mia, mentre magari quando giochi hai qualche alibi, che ne so, non si paga lo stipendio, oppure cioè comunque ti compatti, perché intanto la colpa di questo, io vado in campo sereno. Qua hai più pressione addosso, e qua è un passetto in più, lo so. Dentro stiamo parlando di giocatori che hanno vinto tutto questo campionato, hanno giocato in Serie A, cioè, non so, lei si è giocato un buon credito, che l'anno scorso è arrivato, la società ha fatto una scelta singolare, cioè i giocatori qua non stanno rendendo, voglio dire, però Bonanni ce l'abbiamo, manca ancora quella scintilla, sì, quel gol di quella mezza svirgolata, può essere un gol del 95esimo, può essere sono tanti gli episodi, non si sa mai qual è quello che però veramente stiamo parlando di gente che i campionati li ha vinti e Serie A l'ha fatto, cioè lo so, esposta sempre, sì, però ogni anno ci sono delle situazioni particolari che se non hai le condizioni giuste fai fatica, perché è successo ancora, ma abbiamo qualche altro esempio anche sopra di noi, che magari in realtà che dovrebbero fare un cambiamento importantissimo adesso sono in grossa difficoltà, perché ripeto, non è sempre uguale, e paradossalmente, ribadisco perché è così, nel momento in cui hai tutte le situazioni a posto, per il calciatore è quasi più difficile giocare, perché si sente più responsabilità addosso, perché dicono, qui mi danno tutto, sono io, se sbaglio la responsabilità è mia, mentre quando magari ci sono altre pecche viene sempre scaricato, quindi sei molto più libero. E il calcio su questo aspetto qua è molto particolare, perché nel momento in cui le cose vanno bene hai delle cose che non avessi mai pensato, quando le cose vanno male anche il passaggio a 2 metri è un problema, perché o ti dilungo, è perché non hai la serenità mentale. E noi, vi credo, in questo momento qua paghiamo assolutamente questo aspetto qua, perché lo so io, lo vedete voi sul campo, ma lo sanno anche i ragazzi che in questo momento stanno rendendo al di sotto, e in questo momento serve l'appiglio su cui attaccarsi per uscire tutti insieme. Può essere un gol del 95esimo, può essere sono tanti gli episodi, non si sa mai qual è quello che però veramente stiamo parlando di gente che i campionati li ha vinti e Serie A l'ha fatto, cioè lo so, esposta sempre, sì, però ogni anno ci sono delle situazioni particolari che se non hai le condizioni giuste fai fatica, perché
successo ancora, ma abbiamo qualche altro esempio anche sopra di noi, che magari in realtà che dovrebbero fare un cambiamento importantissimo adesso sono in grossa difficoltà, perché ripeto, non è sempre uguale, e paradossalmente, ribadisco perché è così, nel momento in cui hai tutte le situazioni a posto, per il calciatore è quasi più difficile giocare, perché si sente più responsabilità addosso, perché dicono, qui mi danno tutto, sono io, se sbaglio la responsabilità è mia. Mentre quando magari ci sono altre pecche, viene sempre scaricato, quindi sei molto più libero. E il calcio, su questo aspetto qua, è molto particolare, perché nel momento in cui le cose vanno bene, hai delle cose che non avessi mai pensato. Quando le cose vanno male, anche il passaggio a 2 metri è un problema, perché o ti dilungo, è perché non hai la serenità mentale. E noi, vi credo, in questo momento qua, paghiamo assolutamente questo aspetto qua. Perché, lo so io, lo vedete voi sul campo, ma lo sanno anche i ragazzi che in questo momento stanno rendendo al di sotto, e in questo momento serve l'appiglio su cui attaccarsi per uscire tutti insieme. Convinto e contento del mercato che ho fatto, soddisfattissimo a fine mercato. La mia incazzatura adesso è che purtroppo sul campo non si vedono i veri valori dei giocatori, e sicuramente essendo responsabile dell'area tecnica sono incazzato, perché significa che devo ancora trovare tutti insieme la soluzione, e questo è il nostro compito, e ribadisco, su questo aspetto qua non ci dormo la notte, perché è una cosa che mi dà un fastidio clamoroso, perché sono convinto che ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, eppure finora la realtà del campo è stata diversa, inutile nasconderlo. Convinto e contento del mercato che ho fatto, soddisfattissimo a fine mercato. La mia incazzatura adesso è che purtroppo sul campo non si vedono i veri valori dei giocatori, e sicuramente essendo responsabile dell'area tecnica sono incazzato, perché significa che devo ancora trovare tutti insieme la soluzione, e questo è il nostro compito, e ribadisco, su questo aspetto qua non ci dormo la notte, perché è una cosa che mi dà un fastidio clamoroso, perché sono convinto che ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, eppure finora la realtà del campo è stata diversa, inutile nasconderlo. Le contestazioni noi ci auguriamo di no. Noi l'abbiamo detto anche, detto anche prima anche Bonato, quanto sono importanti i tifosi per la Cremonese, e li mettiamo al primo posto. L'anno scorso, diciamo così, ci hanno sostenuto fino alla fine, sono stati entusiasti perché hanno trascinato la squadra in un finale di campionato entusiasmante. In questo inizio di campionato ci hanno dato prima una grande risposta sugli abbonamenti, e poi ci hanno sempre sostenuto, anche purtroppo giocando partite non entusiasmanti, sia in casa che in trasferta. Vedere queste persone che ci seguono a Benevento, ci seguono a Cosenza con orari impossibili, questi secondo me è un grande segno di attaccamento, e noi abbiamo bisogno di loro, la squadra ha bisogno di loro. È chiaro, in questo momento io li capisco, capisco le contrarietà, capisco il loro momento, che chiaramente sono insoddisfatti dei risultati e della squadra, però in questo momento spero che, diciamo così, se hanno pensato alla contestazione, spero che la rivedano la loro posizione, perché la squadra, noi abbiamo bisogno di loro, questo è una richiesta, questo è un auspicio, che loro ci possono sostenere come hanno fatto fino adesso. Per quanto riguarda il discorso del mercato di gennaio, prima di tutto dobbiamo fare un'analisi di quello che, diciamo così, è la situazione, e come succede in un'azienda il direttore sportivo entro magari un periodo che ci siamo dati farà una valutazione, una relazione. E poi chiaramente ci sarà un confronto sereno fra le parti per valutare quelle che sono le problematiche, e chiaramente poi ne parleremo con la proprietà.